Salve amici! Il Chomo Lungma, conosciuto da tutti come Monte Everest, è la vetta più alta della Terra. Raggiunge 8.848 metri e richiama l'attenzione non solo degli alpinisti professionisti, ma anche degli amatori. È stato già molte volte sottomesso da coraggiosi alpinisti, ma ciò non ha scalfito la sua maestosità. L'emozione provata guardando in basso dallassù è difficile da descrivere, si può solo provare. Perché molte persone spendono enormi quantità di denaro per scalarlo? Quali difficoltà le attendono e dove si trova il punto dopo il quale i rischi aumentano e le guide e persino i vostri amici probabilmente vi abbandoneranno? A queste e ad altre domande proviamo a rispondere oggi. La montagna ha tre nomi, il più diffuso dei quali è Everest. È stato dato alla montagna nel 1865 in onore dello scienziato Sir George Everest, che per primo ha definito posizione e altezza della montagna. Gli abitanti del Tibet la chiamano Chomo Lungma, che significa dea dell'universo, mentre gli abitanti del Nepal la chiamano Sagarmatha, che vuol dire dea del cielo. I nepalesi considerano la montagna sacra e non sono in estasi per il continuo flusso di turisti, che comunque li fa guadagnare non poco con i loro servizi di guida. Cercano di arrivare sulla vetta non solo gli alpinisti esperti, ma anche chi da poco vuole concedersi il lusso di stabilire un record personale. L'Everest è una delle attrazioni turistiche più costose del mondo e ci vogliono in media non meno di 40-70.000 dollari. Ma se il destino ha deciso che devi scalare l'Everest, probabilmente pagherai solo per l'ingresso, senza riuscire a vedere lo spettacolo, poiché in media solo il 50% degli alpinisti arriva fino in cima. Molti alpinisti si rendono conto che c'è il rischio di non tornare, per questo ogni impresa del genere è accompagnata da molti dubbi. Rivedrò i miei amici e i miei cari? Tornerò vivo? Gli alpinisti che più volte hanno scalato l'Everest fino in cima paragonano le montagne con lo spazio o con un'immersione nelle profondità dell'oceano. In effetti, per arrivare fin lì è necessario usare le bombole d'ossigeno, poiché oltre gli 8.000 metri inizia la cosiddetta zona morta, in cui l'uomo inizia a respirare con affanno per la mancanza di ossigeno e il corpo letteralmente inizia a morire lentamente, una cellula dopo l'altra. Le analisi del sangue di quattro alpinisti prese a un'altezza di 8.000 metri hanno dimostrato che il livello di ossigeno nel sangue è di 4 volte inferiore a quello in condizioni normali. Questi numeri li osserviamo di solito nei pazienti in fin di vita, spiega Jeremy Windsor, il dottore partecipante a una scalata dell'Everest nel 2007, che ha studiato le analisi. L'alpinista americano David Brescher ha paragonato una scalata di 8.000 metri con una corsa di lunga durata, durante la quale bisogna respirare con una cannuccia. Inoltre il campo base si trova a 5.300 metri e la scalata vera e propria richiede circa 3 mesi. L'organismo umano non è adatto a funzionare in queste condizioni estreme, per questo non sono rari i casi in cui agli alpinisti viene un edema polmonare o cerebrale. Per sostenere il rifornimento di ossigeno agli organi a un livello abituale, il cuore inizia a battere più velocemente, raggiungendo i 140 battiti al minuto. Questo aumenta il rischio di infarto o di ictus. Inoltre, la zona morta cela in sé anche altre minacce, per esempio la perdita della vista, il congelamento degli arti o cadute per sfinimenti improvvisi. Ancora, il vento sulla vetta dell'Everest soffia a 200 metri al secondo, il che vuol dire un uragano. La cosa più brutta è quando alle persone viene la cosiddetta psicosi di alta montagna. Perdono il contatto con la realtà, dimenticando dove si trovano, con allucinazioni visive e uditive. Sono famosi i casi in cui alpinisti hanno iniziato a togliersi i vestiti, nonostante la temperatura di meno 20-meno 30 gradi Celsius, o a parlare con amici immaginari. Ma anche a chi resta sano di mente, l'organismo nella zona morta inizia semplicemente a smettere di funzionare. Iniziano problemi col sonno, diventa difficile addormentarsi e altrettanto difficile svegliarsi. Si sviluppa l'atrofia muscolare, le persone perdono peso velocemente. Queste condizioni aumentano il rischio di precipitare. L'incapacità di pensare chiaramente e di prendere decisioni è rischiosa, perché porta facilmente a smarrire la strada, dimenticare di stringere il cordino o non ricordarsi in tempo di preparare la riserva di ossigeno.
Gli alpinisti esperti dicono che proprio quando si trova a queste altezze l'uomo sente più nitidamente l'equilibrio tra vita e morte e inizia a percepire in modo diverso gli odori, il tempo e i colori. La prima scalata è stata completata il 29 maggio 1953 dal neozelandese Edmund Hillary e dalla guida Tenzing Norgay. Sulla vetta trascorsero solo 15 minuti. In questo periodo Hillary fotografò Tenzing e la guida, o il cosiddetto Sherpa, lasciò della cioccolata nella neve in qualità di dono per gli dei, mentre Hillary piantò una bandiera. La fotografia di quest'ultimo sulla vetta sfortunatamente non c'è, poiché a detta di lui Tenzing non sapeva usare la macchina fotografica. Il 6 giugno dello stesso anno Hillary fu insignito del titolo di Cavaliere Comandante dell'Ordine dell'Impero Britannico, mentre lo Sherpa Norgay diventò celebre con il nome di Tigre delle Nevi. A proposito, gli Sherpa hanno un adattamento ereditario all'altezza. Vivono a circa 4.000 metri e fanno tutti i lavori difficili, portando le provviste e l'equipaggiamento. Allora, perché se gli alpinisti si rivolgono così seriamente alla conquista delle vette, con un grande clima di cameratismo, abbandonano i corpi dei compagni morti che non sono riusciti ad arrivare al punto recondito? Scopriamolo. Dal momento in cui nel 1953 le persone riuscirono a conquistare l'Everest, la montagna iniziò a pretendere il prezzo di una tale impresa, la vita di più di 300 persone. Alcuni alpinisti videro i loro compagni ancora vivi, ma gli passarono a fianco poiché non c'era possibilità di aiutarli. Il fatto è che sull'Everest c'è un punto di non ritorno. È situato a 7.900 metri. Al di sopra di questa altezza, prestare aiuto non è possibile. Con l'equipaggiamento al completo, i vestiti caldi, le scarpe, una persona pesa non meno di 90 kg e per questo trascinarlo giù da solo non è possibile. E se si prova a farlo in due o in tre, si viene ostacolati dalla larghezza del sentiero. Ma ciò non significa affatto che gli alpinisti sono persone senza anima. Purtroppo ci sono delle condizioni alle quali aiutare è realmente impossibile. La quantità di ossigeno diminuisce di 3 volte e per la sua mancanza l'organismo inizia a funzionare più lentamente. In montagna, a quell'altezza, decide l'ossigeno, non la forza, a prescindere dal fisico. Gli alpinisti raccontano che nella bombola che ognuno trascina in alto è contenuta una determinata quantità di aria e nel tentativo di aiutare qualcuno inizia a diminuire molto più velocemente, il che potrebbe portare a far morire 2 persone anziché una. Se un alpinista possiede una riserva sufficiente di ossigeno e calore, allora è corretto provare ad aiutare il compagno, ma in altre condizioni il massimo che si può fare è mettersi in contatto con la base. Inoltre i corpi dei morti vengono velocemente modificati dalle condizioni meteorologiche, ricoprendosi di ghiaccio. Per questo, se si prova a portare il corpo giù, sarebbe necessario molto tempo e non è facile tornare indietro a metà percorso. I corpi degli alpinisti che non ce l'hanno fatta resteranno per sempre sulle montagne. Questo è il prezzo da pagare per scalarle e per realizzare in qualche modo il proprio sogno. A queste altezze, il concetto di solidarietà e di aiuto reciproco hanno un altro significato, molto più elaborato del solito. Sulle montagne, la tendenza dell'uomo a supportarsi a vicenda si riduce, poiché lì non decide la morale, ma l'ossigeno, le condizioni climatiche e la resistenza alla fatica. Gli alpinisti ne sono certi. A queste altezze l'uomo si trova tra due mondi, è letteralmente in bilico tra la vita e la morte, e può essere cosciente della sua stessa esistenza. Chi ha già scalato altre vette dice: «Prima di tutto l'Everest si scala perché esiste, è una vera e propria sfida, è un obiettivo personale. Ogni passo verso la vetta è una vittoria su se stessi». Esiste anche un altro punto di vista. Sulle montagne va chi è in un periodo difficile. E se si riesce a conquistare l'Everest, niente nella vita sembrerà più così difficile o irrealizzabile. E con questo è tutto, amici. Lasciate un like e scrivete un commento. A presto!